Sì, a un nuovo processo per i fratelli Bianchi. Bisogna rivalutare le attenuanti. La Corte di Cassazione ha deciso di avviare un nuovo processo d'appello per i fratelli Marco e Gabriele Bianchi, coinvolti nell'aggressione mortale a Willy Monteiro Duarte a Colleferro, Roma, la sera del 6 settembre 2020. Le condanne a 23 anni per Francesco Belleggia e a 21 anni per Mario Pincarelli, gli altri due giovani del gruppo coinvolto nell'omicidio di Willy, rimangono definitive. Tutti gli imputati sono stati riconosciuti colpevoli di omicidio volontario. Nonostante la riduzione della pena in primo grado, il sostituto procuratore generale della Cassazione, Marco Dall'Olio, ha richiesto un nuovo processo d'appello, contestando la concessione delle attenuanti. Gli imputati erano consapevoli delle conseguenze dei loro colpi, estremamente violenti, inferti con tecniche di lotta MMA ai punti vitali su un corpo esile come quello di Willy. Nel pestaggio, ha sottolineato il sostituto procuratore, Willy riceve almeno due colpi potenzialmente mortali. Dopo il primo colpo riesce ad alzarsi, ma viene colpito ancora per 40-50 secondi di follia. Durante l'udienza in Cassazione, gli avvocati Ippolita Naso e Valerio Spigarelli, rappresentanti di Gabriele Bianchi, hanno dichiarato: «È escluso che il nostro assistito sia sceso dall'auto per uccidere Willy. È arrivato sul posto convinto erroneamente di dover intervenire in difesa dei propri amici. Infatti, appena arriva, dice: "Qua si stanno menando". Gli avvocati Leonardo Bianchini e Vannina Zaru, difensori di Marco Bianchi, hanno richiesto una riduzione dell'accusa a omicidio preterintenzionale. Nel nuovo processo d'appello, se i giudici non riconosceranno le attenuanti, i fratelli Bianchi rischiano l'ergastolo. Nelle motivazioni della sentenza di primo grado, i giudici hanno sottolineato che i fratelli erano consapevoli del potenziale letale delle loro azioni. Inoltre, hanno evidenziato che l'intervento dei fratelli Bianchi in una disputa fino ad allora solo verbale e comunque in fase di risoluzione spontanea ha agito come detonatore di una furia cieca. L'azione violenta, in verità già in atto in quanto i due fratelli si erano fatti largo tra la folla a spintoni e manate, a quel punto otteneva ulteriore impulso. I quattro si compattavano a falange e avanzavano in modo sincrono, impattando contro il corpo del povero Willy che si era appena intromesso per capire cosa stesse accadendo. In sede di appello, pur confermando la responsabilità per i colpi mortali inflitti alla vittima, i giudici avevano riconosciuto le attenuanti in quanto i fratelli Bianchi non erano coinvolti nel litigio iniziale. Nelle motivazioni del riconoscimento delle attenuanti, i giudici hanno affermato: deve ritenersi accertato che l'aggressione inizia con il violento calcio sferrato da Gabriele Bianchi al petto di Willy, con tecnica d'arti marziali e con potenza tale da sospingerlo di schiena contro un'autovettura, e al quale segue un pugno sferrato sempre da Gabriele al momento in cui il giovane tenta di rialzarsi. A sua volta Marco Bianchi, in sinergia con il fratello, colpisce con un calcio a livello del collo, e poi con un pugno in pancia un amico di Willy intervenuto in sua difesa, e poi la stessa vittima con calci e pugni. Gli altri due imputati si affiancano da subito ai fratelli Bianchi e colpiscono Willy con un violento calcio alla testa e con calci e pugni quando ormai il ragazzo è a terra inerme. Per questo, concludono i giudici, deve ritenersi accertato che tutti gli imputati hanno partecipato al brutale pestaggio di Willy colpendolo ripetutamente con calci e pugni. Lucia Duarte, madre di Willy, commenta: «Non ho visto ancora nessun segno di pentimento da parte di questi ragazzi. Un segno che dimostri che hanno capito il male che hanno fatto a mio figlio». E uno dei quattro membri del branco, Mario Pincarelli, condannato a 21 anni, si appresta addirittura a sposarsi in questi giorni. Una ragazza si è innamorata di lui vedendolo in televisione. Si sono incontrati solo una volta e ora si preparano a celebrare il matrimonio.